Questa mi pare la raccomandazione un pochino più importante. Basta, insomma, poi i numeri li abbiamo alla fine. Ovviamente, insomma, come mi insegna, prof, è un argomento molto di nicchia, quindi, insomma, diciamo, non è la classica formazione da ente locale, però molto, molto, molto Ah, temevo, interessante. immaginavo, temevo. Un Cosa? tema classico. Pensavo fosse Sì, un tema classico che dovesse, sì, diciamo, raccogliere l'interesse dei funzionari. sì. Sì, lo raccoglie, Dell'interesse. però. Sì, Allora, diciamo, lo raccoglie. è il nostro primo esperimento. Poi Sì, direi tu infatti. in seguito se dovremo optare per temi ancora più generali, non lo so. Diciamo Vediamo. che oggi, insomma, dobbiamo lasciare un po' una buona impressione. Conterà anche Un il attimo. passaparola. Importante Ok. partita. Che dite? Ci diamo appuntamento fra 2 minuti? Aspettiamo altri 2 minuti? Sì, 10, due minuti. Ci diamo 10, due, appuntamento fra 5 minuti. 2 minuti e poi cominciamo. Faccio prima un giro di presentazioni oppure introduci direttamente te, prof? Come vuoi, puoi fare tu le presentazioni.
i professori, anche perché i tempi sono abbastanza sintetici e quindi è opportuno dare inizio. Brevissimo saluto da parte mia, come città metropolitana di Firenze, sono il segretario generale. Doveroso ringraziamento alla professore Leonardo Ferrara, che è professore di diritto amministrativo e processuale amministrativo dell'Università di Firenze. Ovviamente un doveroso ringraziamento anche al Dipartimento, in particolare nella persona del professore Andrea Simoncini, che ci ha concesso anche l'utilizzo del logo, inteso come possibilità di avere una sponsorizzazione dell'Università di Firenze, con la quale ricordo a me stesso e a tutti i partecipanti la città metropolitana di Firenze collabora costantemente e speriamo di avere una sempre più importante collaborazione anche a seguito di una specifica convenzione approvata dal Consiglio metropolitano qualche mese fa. Ringrazio tutti i partecipanti, lascio la parola con immediatezza al professor Ferrara che introdurrà il tema anche con, immagino, una breve presentazione di coloro i quali sono i relatori. Professore, grazie ancora a lei. Grazie, ringrazio anche io la città metropolitana, la persona del suo segretario, il dottor Monea, ma anche il dottor Rocco Conte. E vedo con molto favore questa collaborazione della città metropolitana con l'Università degli Studi di Firenze. Ringrazio subito anche i numerosi partecipanti e ancor più i relatori, il dottor Giani, Riccardo Giani. Non sta a me presentarlo come magistrato, come giudice del TAR della Toscana. Forse ho maggior titolo per presentarlo come apprezzatissimo docente per lunghi anni della scuola di specializzazione delle professioni legali, sempre dell'Università di Firenze. Poi ringrazio l'avvocato Gianmarco Poli, che è un avvocato ma anche uno studioso con da monografie e molti articoli all'attivo. Ringrazio il dottor Michele Magi, che è un conoscitore sia scientifico che dal vivo dell'amministrazione, perché parimenti dottorando di ricerca sempre nell'Università di Firenze. E chiederei cortesemente, secondo me ci sono un po' troppi microfoni accesi, queste interferenze dipendono dal fatto che ce ne sono più di due. Solitamente un webinar, perché funzioni, ha bisogno di soli uno, due, massimissimo tre microfoni, meglio due che tre. E dicevo, dottor Magi è dottorando, ma è anche dottorando in diritto pubblico nell'Università di Firenze, ma è anche un funzionario del comune di Fiesole. E poi ringrazio il dottor Marco Catalano, che non conosco personalmente, so che è un magistrato della Corte dei Conti della Campania, però di lui mi arriva una voce, si è fatta una grande fama, a me mi arriva questa fama, come docente dell'Università Sor'Orsola, ben in casa di Napoli, una università con la quale io ho, diciamo, profondi legami. Ecco, quindi anche lui mi piace presentarlo della sua veste, di cui almeno ho contezza di esperto docente del Sor'Orsola, ben in casa. Bene, a questo punto a me tocca presentare in modo semplice il tema di questo evento formativo, la discrezionalità tecnica tra procedimento e processo. In modo semplice, allora a me è venuto in mente una serie di immagini. Che cos'è questa discrezionalità tecnica? A me viene in mente un uomo che è indeciso tra una donna oppure un'altra donna. Oh, siccome non voglio essere maschilista e la discrezionalità tecnica è femmina, una donna che è indecisa tra un uomo e un altro uomo. Oppure, ma sapete che cosa? Io degli uomini non ne posso più, me ne sto per conto mio. Se volete un'altra immagine, è quella del grigio. Cioè, il grigio ha 50 sfumature, però a volte
finisce per confondersi col bianco, a volte finisce per confondersi col nero, ha dentro del bianco di sé, ha dentro del nero, e non si capisce dove finisce il grigio e dove comincia il nero, o dove finisce il grigio e comincia il bianco. Insomma, la discrezionalità tecnica condivide con molti altri concetti intermedi questa difficoltà di collocazione. Gli italiani, la dottrina amministrativistica italiana rispetto ad altri ordinamenti è proprio fantasiosa. Siamo dei maghi a inventarsi degli ircocervi, dei terzi a genere, terzia genera. Pensate, che ne so, all'ente privato di interesse pubblico, la Croce Rossa. Ma che cos'è? Ente privato? Ente pubblico? O qualcosa che non è né privato né pubblico? Oppure l'interesse legittimo, ma che cos'è? Un diritto soggettivo oppure un interesse? E così via. Ma la discrezionalità tecnica ha anche un problemino in più. Questa signora non si è voluta mettere d'accordo con se stessa neanche sul suo nome. Si chiamava discrezionalità tecnica, ma gli hanno detto: ma mettiti d'accordo, sei proprio indecisa, o sei discrezionalità o sei tecnica. Allora lei ha cominciato a chiamarsi potere di valutazione tecnica. E però gli hanno detto no, perché le valutazioni di fatti opinabili, di fatti complessi, di fatti non meramente accertabili, non sempre mettono in conto la tecnica, non sempre c'è bisogno della specialistica. A volte basta il buon senso, pensate al buon padre di famiglia del codice civile. No, non c'è mica bisogno della tecnica come scienza specialistica, però c'è un problema di valutazione, di opinabilità. Allora, se noi guardiamo dal punto di vista giuridico dove si colloca la discrezionalità tecnica, facciamo fatica a collocarla tra due altre categorie. Da una parte la discrezionalità amministrativa, dall'altra qualcuno potrebbe dire l'attività vincolata. Non ne sarebbe tanto esatto. Io collocherei la discrezionalità tecnica tra la discrezionalità amministrativa e l'interpretazione o l'applicazione della legge, immaginando che nella interpretazione e applicazione della legge, oltre all'attività vincolata, di immediata sussunzione di una fattispecie concreta sotto una fattispecie astratta, ci siano anche i concetti giuridici indeterminati, ancora il buon padre di famiglia, no? La correttezza nelle trattative. Allora, questa discrezionalità tecnica conviene a questo punto, prima di andare avanti, esemplificarla, che non resti solo una parola. Vi faccio una serie di esempi. Pensate al valore culturale e paesaggistico di un bene, quello che una volta si chiamavano le bellezze vincolate, non le bellezze storico-artistiche, le bellezze paesaggistiche, belle, ma insomma proprio brutte non sono. Pensate alla valutazione sulla misura di conservazione di un bene culturale, pensate al carattere pericolante di un edificio, pericolante ai fini dell'adozione di un ordine di demolizione, per esempio. Pensate nell'ambito delle intese restrittive della concorrenza al mercato rilevante, è quando è rilevante il mercato. Pensate alla sana e prudente gestione nel TUF e nel TUB, cioè nel testo unico sulla intermediazione finanziaria e nel testo unico bancario. Pensate alla valutazione delle offerte tecniche da parte delle commissioni giudicatrici nelle gare di appalto. Gli esempi sono infiniti. Siamo di fronte quindi a fatti che non sono meramente accertabili, ma che hanno un margine di opinabilità nella loro valutazione, che sono bisognose di una scelta tra criteri da adottare ai fini della loro valutazione o tra risultati che emergono dall'applicazione di un certo criterio. Quindi un'opinabilità sui criteri, un'opinabilità sui risultati emergenti dal singolo criterio che si è scelto. Allora, sempre in termini giuridici, io mi limiterò a questo punto a esporvi i modelli astrattamente possibili di interpretazione della discrezionalità tecnica. Astrattamente possibili. Da una parte c'è chi dice, e qui si ritorna all'immagine iniziale, che la discrezionalità tecnica, proprio perché mette in gioco una scelta,
non possa distinguersi dalla discrezionalità amministrativa, cioè la composizione, la selezione, composizione degli interessi in gioco pubblici, privati. E quando c'è una scelta, la scelta per definizione debba mettere in gioco la politica, debba mettere in gioco l'interesse. Non si sceglie senza avere in mente gli interessi in gioco. E questa è la prima opzione. Discrezionalità tecnica che rifluisce nell'ambito della discrezionalità politica. Un secondo opposto modello è la discrezionalità tecnica come qualcosa che non ha niente di tipicamente amministrativistico, che come nel diritto privato, nel diritto penale, esistono delle fattispecie che mettono in gioco la discrezionalità del giudice, questa discrezionalità in realtà è mera interpretazione, è l'interpretazione dei cosiddetti concetti giuridici indeterminati, il buon padre di famiglia, si diceva, la correttezza nelle trattative, sempre guardando al codice civile. Nel mezzo, ecco la sua eventuale autonomia, l'idea che la discrezionalità tecnica sia un potere valutativo riservato all'amministrazione, una valutazione che non mette in gioco la selezione, la composizione degli interessi, ma che comunque pertenga in maniera esclusiva alla pubblica amministrazione, sia un potere intanto in quanto è riservata alla pubblica amministrazione. Di questa riservatezza sono state date fondamentalmente due spiegazioni. È riservata alla pubblica amministrazione perché la pubblica amministrazione ha le competenze tecniche per effettuare questa valutazione, è un problema di competenza, oppure più diciamo raffinata in dottrina, penso in particolare a Carlo Mazzuoli, l'idea che dove si tratta di fare una scelta tra più possibili soluzioni tecniche, sia preferibile affidarsi non a un corpo tecnico come quello per esempio dei consulenti tecnici a cui si affidano i giudici o agli stessi giudici, ma sia meglio affidarsi alla pubblica amministrazione in quanto comunque espressione non di un ceto, i consulenti, gli ingegneri, i tecnici che vengono coinvolti tramite consulenza, ma espressione della democraticità dell'ordinamento, iscritte le amministrazioni comunque nel circuito politico rappresentativo, connessi quindi agli organi politico rappresentativi, per guardare al comune, la giunta e il consiglio comunale. Questi sono i tre modelli. Una ultima battuta prima di aprire la strada ai relatori concerne il riflesso che questi modelli hanno sul sindacato del giudice. È chiaro che a seconda del modello che noi si adotta, il modello interpretativo, sul fronte sostanziale di questa discrezionalità tecnica, scattano diverse interpretazioni del margine di sindacato che ha il giudice amministrativo. Qui molto rapidamente, non più di due minuti, per dirvi che è ormai superata l'alternativa tra controllo estrinseco e controllo intrinseco della valutazione tecnica. Che significa? Controllo estrinseco era quello che si appuntava esclusivamente sulla fattispecie materiale così come ricostruita nell'atto amministrativo, nella motivazione dell'atto amministrativo. Era un sindacato indiretto di coerenza, di adeguatezza della motivazione. Il controllo, viceversa, intrinseco è quello che comporta un saggio diretto del fatto, un giudizio autonomo sul fatto, una valutazione diretta da parte del giudice del fatto, che così può mettere a confronto il fatto come da lui valutato e il fatto come valutato tramite il procedimento dalla parte della pubblica amministrazione. Direi che possiamo dare per pacifico ormai che si sia di fronte a un controllo intrinseco, al CPA, il codice sul processo amministrativo, che ha ormai messo a disposizione del giudice gli strumenti per compiere questo sindacato diretto autonomo del fatto. Dove viceversa ancora sono aperte le discussioni è sull'intensità di questo sindacato intrinseco. Si usava parlare di sindacato debole e di sindacato forte. Il sindacato debole era un sindacato che trova in una sentenza del Consiglio di Stato del 1999, la numero 601, la sua capofila, era un sindacato che guardava
intrinsecamente, cioè rifacendo la valutazione del fatto, alla sua attendibilità, cioè che mirava a escludere utilizzazioni abnormi della tecnica, che non si trattasse di soluzioni che si affidavano a criteri assolutamente inattendibili per la scienza o a risultati di quei criteri assolutamente fuori dal contesto, fuori dal panorama, dallo spettro delle soluzioni tecniche che la stessa scienza tecnica riconosceva. Un sindacato che finisce per sostituire la valutazione del giudice alla valutazione dell'amministrazione. È un sindacato non soltanto di attendibilità, ma un sindacato di maggiore attendibilità. Ed è questa della maggiore attendibilità, questo sindacato pieno, perché poi questa espressione intrinseco funziona, ma debole, forte, ma che vuol dire? Il sindacato deve essere normale, si tratta di costruire il normale sindacato. Questo sindacato cosiddetto forte sarebbe un sindacato pieno nella misura in cui si ha da parte del giudice la possibilità di sostituirsi per intero, sostituire la valutazione più attendibile a quella comunque attendibile della pubblica amministrazione. Ed è una giurisprudenza, questa recente, inaugurata dal Consiglio di Stato, sezione sesta, numero 4990 del 2019, sulla quale qualcuno dei relatori si fermerà in particolare. Io vorrei non dire altro, cercherò quindi anche di fare un moderatore a questo punto passivo perché ho parlato fin troppo, e vorrei dare subito la parola al dottor Giani che rappresenterà queste incertezze soprattutto in relazione ad alcuni fronti del diritto amministrativo, in particolare credo in relazione al campo delle gare di appalto, delle commissioni giudicatrici, delle offerte. Grazie. E a parola al dottor Giani. Allora, mi sentite? Grazie innanzitutto alla città metropolitana dell'invito, grazie a Leonardo Ferrara per la presentazione come sempre generosa. Certamente verrebbe la voglia, come dire, di fare anche alcune considerazioni di ordine generale, però nella esiguità del tempo cercherò di essere, come dire, stringato ed essenziale. Dal punto di vista del giudice, non vi è dubbio che la particolarità dell'argomento che noi stiamo affrontando, la particolarità dell'azione amministrativa, quando la funzione dell'amministrazione si trova ad applicare un sapere specialistico, è una particolarità che viene a conformare per intero tanto l'agire dell'amministrazione sul piano sostanziale quanto l'agire del giudice. Perché conformare per intero? Perché l'istruttoria dell'amministrazione in presenza di un sapere specialistico non può essere che conforme alla necessità dell'amministrazione di possedere e dominare questo sapere specialistico. L'accertamento dei fatti deve essere filtrato attraverso l'applicazione di una tecnica, di un sapere appunto specialistico, e quindi presuppone competenze, presuppone acquisizione di saperi particolari, presuppone una istruttoria che tenga conto della complessità del fatto da questo punto di vista. La fase decisoria è ugualmente implicata dalla particolarità del potere connotato da profili tecnici, perché l'amministrazione si troverà inevitabilmente a fare delle scelte. Già Leonardo lo ha detto bene, no? Nel senso la particolarità della cosiddetta discrezionalità tecnica è che questi saperi specialistici non ci portano mai ad un risultato univoco. Sono essi stessi portatori di risultati alternativi possibili. Addirittura mi verrebbe da dire che nella mia esperienza io non ho mai incontrato l'accertamento tecnico, cioè quella ipotesi nella quale invece la tecnica dà un risultato uno e uno solo. Chi si occupa anche di settori, se vogliamo, come dire, marginali da un punto di vista scientifico, ma importanti da un punto di vista pratico, tipo l'edilizia, sa che persino il calcolo di una distanza di un edificio da una parete finestrata o il calcolo di un'altezza di un edificio non è un accertamento tecnico, non è qualcosa che tu lo chiedi a un tecnico e ti dà un risultato che è quello solo il risultato buono, perché dipende da mille parametri, dipende dalla tecnica utilizzata, dai punti di riferimento e così via. Quindi la tecnica non è mai qualcosa
se non in profili assolutamente marginali, ma nell'esperienza giudiziaria, per esempio, non è mai qualcosa che dà un risultato solo. E allora l'amministrazione dovrà affrontare la complessità di questi risultati e la scelta tra gli stessi. E poi viene conformato in maniera radicale il processo, non vi è dubbio. Perché se il giudice, di fronte anche a applicazioni di legge complesse, sempre il professor Ferrara faceva riferimento ai concetti giuridici indeterminati, talvolta l'applicazione di un concetto che di per sé implica solo l'interpretazione e applicazione di legge è qualcosa di estremamente complicato e di estremamente articolato. Purtuttavia il giudice ne ha il dominio per, come posso dire, per statuto costituzionale, l'applicazione della legge compete al giudice, sbaglierà, darà un'interpretazione scorretta, ma è lui il signore dell'applicazione della norma giuridica. D'altra parte sappiamo come affrontare il potere politico discrezionale dell'amministrazione, nel senso che è ovvio che vi è una sfera di competenza di merito e di scelte di opportunità che non può che appartenere al circuito politico amministrativo e non può essere sostituita dal giudice. Ecco, nel caso della tecnica il problema è, come dire, è quello che già veniva rappresentato, cioè fin dove si svolge, fin dove, diciamo, si spinge il giudice. Certo, il passaggio epocale dal 99 in poi, cioè l'idea che la valutazione tecnica attenga comunque all'ambito del fatto, e comporta che questo ambito del fatto io giudice devo poterlo ricostruire, devo poter entrare e capire quali erano le alternative in gioco, devo poter capire quali erano i meccanismi utilizzabili, e conseguentemente poi, e qui mi fermo perché quello che vedo poi è complesso, no? E come dire, dipende da una ricostruzione molto articolata che non posso fare, che tipo di utilizzo farne. Avrei qualche perplessità sull'idea che il giudice possa fare un intervento sostitutivo pieno, cioè nel senso di far prevalere alla soluzione tecnica dell'amministrazione la propria, quella fatta dal proprio giudice, e purtuttavia è evidente che non ci si può fermare certamente né a una valutazione meramente estrinseca e neppure rimanere sulla soglia della valutazione di fatto. Si tratta di capire quali sono le soluzioni tecnicamente valide, tecnicamente alternativamente valide, e magari cercare anche di fare qualcosa di più. Qual è quella che secondo la scienza e la tecnica prevalente è quella preferibile? Ma insomma il discorso si fa complesso. Se noi questo discorso proviamo a, quindi diciamo, questo conformarsi di tutta l'azione e dello stesso processo di fronte all'applicazione di regole tecniche, proviamo a portarlo nel settore degli appalti pubblici, scopriamo come le cose si complicano ancora di più. Si complicano ancora di più, a mio avviso, perché entra in gioco un profilo molto importante, che è il profilo concorrenziale, della concorrenza tra gli operatori e del ruolo dell'amministrazione, che deve mantenere una posizione di terzietà nel gioco tra gli opposti offerenti, tra gli opposti imprenditori, operatori economici del settore, evitando di divenire prigioniera, diciamo, del mercato o di alcuni operatori del mercato. Evenienza che è tutt'altro che remota, in presenza del fatto che in settori tecnologicamente molto avanzati, penso al settore dell'informatica, penso al settore degli acquisti nell'ambito dell'ambito medicale, di macchinari legati agli ospedali e così via, i profili tecnici sono così evoluti e così in continua trasformazione che l'amministrazione, come dire, già il gioco che le compete di analizzare le alternative in campo e fare le valutazioni diventa qualcosa di estremamente complicato e può rischiare di affidarsi anche in buona fede, io solo di quello naturalmente sto parlando, a prospettazioni di parte, a prospettazioni che non siano, frutto di una esatta ricognizione del mercato. Ecco allora che il tentativo che io posso fare in questi pochi minuti è quello di enucleare una serie di istituti che mi sembra che abbiano una qualche attinenza a questo e che possano essere la declinazione della tematica generale delle valutazioni tecniche riferite al settore.
Allora, citerei innanzitutto un istituto che non mi pare di grandissima utilizzazione, perlomeno dovrebbe essere di grande importanza, che è il settore delle consultazioni preliminari di mercato di cui all'articolo 66 del codice degli appalti. Perché dico importante dell'istituto delle consultazioni preliminari di mercato, quello che nella vecchia direttiva del 2004 si chiamava il dialogo tecnico? Perché il legislatore europeo interno rappresenta l'idea che l'amministrazione possa aver bisogno di una consultazione ampia anche degli operatori di mercato o comunque di un'istruttoria per la preparazione dell'appalto. Cioè, proprio per arrivare ad avere una cognizione tecnica completa di come stanno le cose, diciamo, nel settore nel quale si va ad intervenire e poter quindi pianificare e organizzare la gara, questo strumento è uno strumento importante che viene prima della gara e serve all'amministrazione per dominare il settore nel quale la gara si svolge. Dice il Consiglio di Stato in una recente pronuncia, la 6302 del 19 della terza sezione, è uno strumento esplorativo funzionale alla raccolta di informazioni utile alla successiva più consapevole redazione degli atti di gara. Ecco, avere uno strumento che consenta una più consapevole redazione degli atti di gara mi sembra un punto importante da sottolineare, perché l'amministrazione abbia già prima della gara, già nell'impostazione della gara, nella scelta dei modelli, nella scelta dei metodi, una chiara ricognizione della situazione del mercato ed evitare di rimanere prigioniera, diciamo, delle informazioni che derivano dal mercato. Secondo istituto, in questa rapida rassegna che volevo citare, è l'istituto delle specifiche tecniche di cui all'articolo 68 del codice. Perché è importante l'istituto delle specifiche tecniche? Qui è importante anche da un punto di vista della modulazione del rapporto tra le parti. Nel senso, l'amministrazione deve, nell'indicare l'oggetto di gara, indicare le caratteristiche della prestazione dedotta nel contratto, quindi delineare esattamente ciò che vuole. Questo delineare ciò che vuole, quindi rappresentare da un punto di vista proprio delle caratteristiche tecniche del prodotto, avviene con una serie di criteri che vengono enunciati dall'articolo 68 in termini di prestazioni, quindi descrizione dell'oggetto in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, oppure richiamo a norme tecniche europee o di altro tipo. Ecco, quello che mi sembra, la sintesi che mi sembra si possa fare di questo istituto è questo. Innanzitutto non vi è dubbio, ecco, che la scelta, la selezione delle caratteristiche dell'oggetto rientra pienamente in una discrezionalità molto ampia dell'amministrazione, probabilmente neanche soltanto tecnica, ma anche direi di vera e propria discrezionalità amministrativa, nel senso di scelta del modo migliore di perseguire le finalità della gara. E qui il sindacato mi sembrerebbe veramente molto, molto limitato, anche se non del tutto escluso, perché anche nella scelta delle caratteristiche tecniche, delle connotazioni dell'oggetto, una certa pertinenza con l'oggetto medesimo ci potrebbe essere, quindi una sovrabbondanza di requisiti è comunque immaginabile. Quello che è importante poi è il profilo applicativo, dove entra in gioco, come dicevo all'inizio, l'importanza del profilo del concorrenziale. Ecco, allora il codice ci dice sì, l'amministrazione fa le sue scelte nella connotazione delle caratteristiche dell'oggetto, ma attenzione, c'è una sorta di immanenza della clausola di equivalenza, nel senso che l'operatore privato deve poter accedere al confronto concorrenziale anche se il suo prodotto non ha quelle specifiche connotazioni indicate dall'amministrazione, in quanto, ecco qui il punto però, sia lui a dimostrare, vediamo esattamente come dice la norma, nella propria offerta l'offerente è tenuto a dimostrare con qualunque mezzo appropriato che i lavori, i servizi e le forniture sono conformi, hanno le caratteristiche per poter essere ritenuti equivalenti a quelle richieste dall'amministrazione. Quindi da un lato l'onere dell'amministrazione
di indicare con rigore e tecnico anche le caratteristiche del bene oggetto della gara, scelta, dicevo, connotata da una discrezionalità che mi sembra piuttosto ampia, rispetto della stessa, ma qui la discrezionalità tecnica fa tutt'uno con il principio di equivalenza, salvo che però c'è una inversione dell'onere, è il privato a quel punto che deve dare dimostrazione che il prodotto che gli offre ha caratteristiche corrispondenti a quelle diciamo, richieste dall'amministrazione. Ma certamente, proseguendo in una rapida carrellata, non vi è dubbio che il momento più forte di applicazione del sapere specialistico si ha nelle gare, allorquando si vada ad utilizzare, come ormai regola, perlomeno diciamo tendenziale, il criterio prezzo-qualità. Quindi un criterio di scelta, di selezione tra le offerte, che non guarda soltanto al ribasso, quindi al profilo del prezzo, ma tiene conto di profili qualitativi dell'offerta. Come sapete, con il codice del 2016 questa è divenuta in qualche modo la regola. Segnalo che in realtà però il legislatore del 2019, modificando l'articolo 36 e introducendo il comma 9 bis, ha previsto che nel sottosoglia, al contrario, si torna al di sotto della soglia comunitaria, si torna ad una equivalenza tra criterio del prezzo più basso e criterio dell'offerta, per chiamarla con la terminologia di una volta, economicamente più vantaggiosa, diciamo i due criteri sono sullo stesso piano, eccetera. Il codice tenta anche di dare delle indicazioni su quando si applica l'uno e si applica l'altro, e vedete anche qui il problema diventa forse qui, diciamo, problema più che di tecnica, di concetti giuridici indeterminati. Pensiamo al concetto di servizio ad alta intensità di manodopera, che è normato, ma ancor più al concetto di caratteristiche tecniche standardizzate, perché quando si tratta di selezionare prodotti con caratteristiche tecniche standardizzate è ammesso il ricorso al prezzo più basso, quando si tratti di servizi con alta intensità di manodopera è necessario il ricorso all'offerta economicamente più vantaggiosa, e naturalmente si è posto il problema di cosa accada quando ci sono tutti e due, cioè si tratta di caratteristiche, sono sia le caratteristiche standardizzate che l'alta intensità di manodopera, problema risolto dalla plenaria 8 del 2019 e poi dal legislatore che gli è andato dietro, dicendo che la presenza di alta intensità di manodopera richiama sempre il criterio del prezzo-qualità. Dicevo, al di là di questo, però, il problema è quello del, come dire, dell'applicazione di questi criteri. Certo, in parte ci sono una serie di elementi che attengono alla gara e che riguardano la scelta dell'amministrazione da parte del criterio, la scelta in concreto delle dimensioni di utilizzazione del concreto. Pensiamo per esempio ad alcuni istituti molto tecnici, nel senso molto interni alla logica della gara, come la riparametrazione dei punteggi, la scelta del modello specifico, confronto a coppie piuttosto che coefficienti. Ecco, tutti criteri che hanno poi un'influenza nello svolgimento concreto delle operazioni, nella sindacabilità. Perché pensate che nel confronto a coppie, per esempio, cioè quando ciascuno degli elementi valutativi viene utilizzato da ciascun commissario mettendo a confronto un'offerta con l'altra, e quindi dicendo in termini relativi quale delle offerte a due diciamo è preferibile, è chiaro che si determina un risultato dell'azione amministrativa che è difficilmente sindacabile in sede giurisdizionale, perché non è tanto una questione di essere ottimale l'offerta in termini assoluti, ma di preferibilità soggettiva dell'una rispetto a ciascuno dei concorrenti, con un risultato complessivo che non risulta facilmente sindacabile. Naturalmente aiuta la presenza di una commissione di gara tecnica, quindi che deve essere formata in un certo modo, con soggetti dotati di specifiche competenze, aiuta un certo modo di procedere nella gara, quindi la seduta segreta per l'esame dell'offerta sul piano tecnico, da farsi prima dell'offerta economica, perché l'amministrazione non sia influenzata dal valore economico dell'offerta medesima.
Dopodiché il risultato è in che termini il giudice può andare a sindacare questo. Ora, qui ripeto, quello che abbiamo detto in termini generali sui criteri di sindacato della discrezionalità tecnica si rivela nella sua concretezza. Nel senso, o abbiamo una giurisprudenza superata, ma non del tutto. Si vedono ancora opzioni nelle quali, con il richiamo alla figura della discrezionalità tecnica e della non sostituibilità, il giudice finisce per rimanere ai margini della valutazione. Quindi sostanzialmente è un atteggiamento che non consente una vera verifica nemmeno dell'attendibilità della soluzione. Io posso dire che mi sembra che debba, ed è così nel senso anche quantitativamente prevalente, un atteggiamento che, partendo dal presupposto della opinabilità naturalmente dei risultati tecnici e della non sostituibilità dell'azione amministrativa, della scelta amministrativa, parte però dall'idea che deve essere innanzitutto ricostruito ciò che l'amministrazione ha fatto. E quindi l'esame delle valutazioni compiute dall'amministrazione passi attraverso una evidenziazione di come ciascun parametro è stato applicato e alla comprensione di come è stato ritenuto inverato rispetto al singolo elemento un punteggio piuttosto che un altro. Consulenze tecniche in materia di applicazione dei criteri non sono frequentissime, ma non sono neanche del tutto assenti. La tendenza in giurisprudenza spesso è quello a cercare di far parlare di più l'amministrazione e le parti, cioè di far anche attraverso una sorta di rimando all'amministrazione comprendere esattamente qual è il percorso logico al quale l'amministrazione è addivenuta ad un certo risultato, consentendo quella verifica di attendibilità, certamente non in senso pieno, come solo probabilmente nei casi complessi l'intervento di un tecnico potrebbe realizzare, ma consentendo se non altro attraverso il confronto tra le alternative delle offerte dalle due parti, di cogliere esattamente qual è il punto di discrimine che contrappone la visione dell'amministrazione da quella del... E talvolta il giudice, ergendosi vestendosi anche di panni che probabilmente non gli sono propri, riesce però attraverso una esatta comprensione delle valutazioni compiute dall'amministrazione, delle critiche che ad esse rivolge l'operatore economico, a cogliere qual è il punto di contrapposizione. Quando questo punto di contrapposizione non è risolvibile, nel senso che non è comprensibile se la scelta dell'amministrazione rientri o meno tra quelle alternativamente possibili, non rimane che il ricorso alla consulenza. Tutto questo nel rispetto però di che cosa? Del fatto, procedendo prima, che questa è una tecnica che troviamo spesso usata in giurisprudenza, a valutare la cosiddetta prova di resistenza, cioè cercando di comprendere se i profili motivazionali di attribuzione dei punteggi che assumono un rilievo critico sono tali, ove ritenuti fondati, da consentire un risultato utile al ricorrente. Perché se altrimenti si tratta di i profili critici attengono ad ambiti marginali, il giudice in qualche modo, ritenendo non superata la prova di resistenza, non procede all'approfondimento. L'altro settore sul quale vorrei Riccardo, hai due minuti. Allora, se ho due minuti mi limito a un solo settore. L'altro profilo ancora più problematico è quello della valutazione di anomalia, non c'è dubbio. Perché nella valutazione di anomalia ci sono una serie di affermazioni generali che possono anche andare bene, ma che se applicate alla lettera comportano che non si fa nessun sindacato. Le affermazioni generali sono l'attendibilità dell'offerta va valutata nella sua globalità. E questo, in un senso, è assolutamente ovvio.
Purché però sia chiaro qual è questo senso, perché se la valutazione fatta nella sua globalità significa che non si scende al sindacato delle singole componenti critiche relative alla ritenuta inattendibilità dell'offerta, non si esce. Quindi benissimo che l'amministrazione, che l'operatore possa offrire delle giustificazioni nell'ambito delle quali indica come fa a garantire un certo risultato, benissimo la possibilità anche di rivedere alcune voci, pensiamo classicamente a quella delle spese generali, nelle quali si dice sì, è vero, il costo per questo elemento dell'offerta è un po' superiore a quello che ho indicato, però in parte lo copro con le spese generali, benissimo tutto, però il giudice a mio avviso deve scendere nella comprensione, ancora una volta, dei singoli profili critici, e qui l'idea della valutazione globale può essere intesa, a mio avviso, in un solo senso, cioè nel senso che una volta individuati i profili critici dell'offerta che non appaiono astrattamente giustificabili o giustificati dall'operatore economico, l'offerta sarà da escludere soltanto se il profilo critico erode completamente il margine di utile. Questo è a mio avviso il senso della valutazione complessiva, perché è ovvio che se il profilo critico attiene ad un aspetto marginale, il quale incide in parte sull'offerta, ma non erode del tutto il margine di utile, si può anche dire che non può essere la criticità della spesa, della non aver coperto integralmente la spesa per un determinato fattore a reddito. Però allorquando, e lo sappiamo tutti che gli appalti ormai sono a margine di utile estremamente ridotto, a fronte di appalti che abbiamo avuto con margini di riutile su servizi triennali di 2.000 euro, il profilo critico che non si riesce a capire, non si riesce a comprendere, ammonta a 1 milione di euro, non è che si possa dire però questo è 1 milione di euro su un appalto complessivo di 50 milioni per cui la valutazione complessiva dell'offerta. O l'operatore riesce a dar conto di elementi che rendano sussistente una sia pur minima utilità economica dell'offerta, oppure questa valutazione, dicevo, va condotta in questo senso come valutazione complessiva, ma una complessiva valutazione che non può non passare dalle giustificazioni anche dei singoli elementi. Qui, e chiudo, rispetto a una dottrina così ricca e così colta, il giudice dal suo punto di vista di operatore pratico, credo che il punto, l'acquisizione veramente fondamentale, è nel fatto che qui stiamo parlando di fatti, e questi fatti, ancorché vestiti di complessità tecnica, sempre fatti rimangono, e quindi io di questi fatti devo scusate l'espressione orribile, ma devo sporcarmi le mani, devo capirli, devo entrare nella dinamica di comprensione di quali sono gli elementi di composizione dell'offerta e come tu giustifichi un costo che non è corrispondente a quello che risulta dagli altri operatori e che risulta nel mercato. Certamente non va esclusa l'offerta solo perché non torna a un singolo parametro. E quindi la valutazione complessiva è da intendersi nel senso che all'esame analitico delle singole componenti dell'offerta comporterà l'esclusione dell'offerta stessa soltanto quando ritengo che il punto di chiusura sia quello dell'utile, soltanto quando non risulti alla fine comprensibile qual è l'utilità economica che l'operatore ritrae da quell'offerta, se non ha giustificato quei determinati fattori che la compongono. Nella sintesi mi sembra forse di non essere stato granché comprensibile, ma insomma ci ho provato. Diciamo. Grazie. Grazie al dottor Gianni. No, io direi che se il tempo è denaro si tratta di una relazione dall'ottimo rapporto qualità-prezzo. Tante cose in poco tempo, tante chiare cose in poco tempo. Ora do la parola all'avvocato Poli, che guarda il tema dal punto di vista del procedimento. Mi veniva in mente che rispetto a quella questioncella del nome da dare alla discrezionalità tecnica, è arrivato anche il legislatore, che nella sua onnipotenza pensava di risolvere ogni cosa. E così ha chiamato, articolo 17 della legge 241, la discrezionalità tecnica, valutazione tecnico-discrezionale, cosicché non si è capito più quante costole di Adamo e quante costole di Eva, quanto Hermes e quanto Afrodite. La parola all'avvocato Poli.
Buongiorno, io ringrazio il professor Ferrara per la parola e ringrazio l'organizzazione di questo evento per avermi invitato a partecipare. E sì, come ha detto il professore, io ho voluto provare ad analizzare la discrezionalità tecnica, o come secondo una sua versione più moderna viene definita anche dal legislatore valutazione tecnica, dal punto di vista del procedimento. Cioè, ho provato a vedere se collocata, immersa nel suo grembo natale, questa valutazione tecnica, cioè la fase istruttoria del procedimento, se questo potesse offrire a normativa vigente anche degli utili spunti per risolvere questo annoso dibattito che il professore Ferrara ha sintetizzato sul controllo che il giudice, quindi sull'estensione del controllo che il giudice ha sulla discrezionalità tecnica, o meglio dire sulle valutazioni tecniche. Quindi io, cercando di mantenermi, farò uno sforzo nei 15 minuti, intendo fare un breve sunto, una breve introduzione di quella che è la fase istruttoria del procedimento, per poi cercare di trarre alcune conclusioni a margine delle valutazioni tecniche. Bene, la fase istruttoria del procedimento possiamo ricordare che è quel segmento dell'iter procedurale amministrativo che ha un preciso scopo, che è quello di acquisire alla conoscenza dell'amministrazione fatti ed interessi che siano rilevanti ai fini della decisione finale. Gli interessi che al momento, ai fini del nostro, di questo intervento, hanno un rilievo marginale, sono quelle aspirazioni e beni della vita che in qualche modo l'amministrazione è chiamata a considerare quando le valutazioni sono discrezionali pure, cioè quando sono di tipo politico. I fatti invece che riguardano tutti i poteri dell'amministrazione, anche e forse soprattutto quelli cosiddetti ad esito vincolato, sono che cosa? Sono quegli eventi o situazioni assunti nella loro consistenza storica e relativi a requisiti che sono richiesti dalla norma attributiva del potere che si sta esercitando. Bene, la fase istruttoria trova una sua disciplina, un suo statuto minimo, potremmo dire, nell'articolo 6 della legge 241 del procedimento. Questo articolo 6, che guarda un po' al suo lato, al suo versante organizzativo, in quanto è rubricata responsabile del procedimento, quindi insomma indica nel responsabile del procedimento il soggetto unico a cui compete gestire e governare la fase istruttoria. Bene, questa norma però è molto utile sul piano dell'attività vera e propria istruttoria. Perché? Perché in qualche modo ospita quelli che sono i principi guida dell'attività, oltre a individuarne l'oggetto e i mezzi. Questo perché, ad esempio, nell'articolo 6 si trova, o meglio la dottrina ritiene che trovi un suo addentellato normativo, il principio guida che regge l'attività istruttoria, che è il cosiddetto principio inquisitorio. Principio inquisitorio, do solo alcuni cenni, è quel principio in ossequio al quale è l'amministrazione che è tenuta ad istruire in via ufficiosa il procedimento e quindi ha l'onere, in qualche modo, anzi diciamo ha l'obbligo di raccogliere tutti i fatti rilevanti, quindi senza essere in qualche modo vincolata, ma potremmo dire senza dover attendere, come invece avviene nell'istruttoria del processo, senza dover attendere l'intervento della parte che alleghi ed offra una prospettazione dei fatti rilevanti. Perché è importante il principio inquisitorio, almeno ai fini di questa indagine? Perché innanzitutto da esso vengono fatti solitamente discendere due corollari che si traducono a loro volta in due obblighi per l'amministrazione, che sono l'obbligo di completezza dell'istruttoria è un obbligo di congruità dell'istruttoria procedimentale. Cioè, l'istruttoria deve essere, secondo i principi che discendono dall'articolo 6, innanzitutto completa. Cioè l'amministrazione, e ne troviamo traccia nel
comma 1, lettera B dell'articolo 6, l'amministrazione, cioè, deve acquisire, oltre ai fatti richiesti dalla legge, quelli che vengono richiesti dalla norma attributiva del potere, deve acquisire tutti gli altri fatti rilevanti per la decisione finale, secondo, anche qui, un criterio preciso, che è quello di adeguatezza e ragionevolezza. Dicevo, la norma infatti evocativamente parla di adeguato svolgimento di istruttoria. Quindi potremmo dire in breve, l'amministrazione, per essere responsabile del procedimento, deve considerare tutti quegli elementi che ha ragionevolmente la possibilità di acquisire. Quindi che ragionevolmente nelle proprie forze acquisire. Non solo. L'istruttoria procedimentale deve essere anche congrua. Cosa si intende per congruità? Si intende che le circostanze di fatto che verranno poi poste a base della decisione finale devono porsi in un rapporto di congruità rispetto agli esiti, alle risultanze dell'attività istruttoria, anche qui secondo un parametro di ragionevolezza. Anche in questo caso noi troviamo ben due tracce nella legge sul procedimento, una sempre nell'articolo 6, questa volta nella lettera A, perché l'articolo 6 che cosa fa? Vieta il dirigente o comunque l'organo competente a sottoscrivere, quindi a firmare l'atto, ad adottarlo, vieta di discostarsi da risultanze all'istruttoria. Divieto temperato, perché può farlo motivando le ragioni del discostamento, ma che divieto che comunque ha un suo valore di principio, ha un suo valore euristico. Non solo, lo troviamo anche, questo principio della congruità, forse ancor meglio espresso nell'articolo 3 della legge sul procedimento, che si occupa della motivazione. Perché che cosa dice la norma? Dice che la motivazione deve indicare i presupposti di fatto che hanno, tra quelli che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttore. Quindi crea questo link che in qualche modo viene decodificato come una necessità, che ci sia una congruità, che sia riscontrabile da parte del giudice o comunque da parte del cittadino questo rapporto di congruità tra risultanze istruttoria e la decisione finale. Gianmarco, solo per segnalarti che hai ancora 5 minuti, sei a perfetto. Due terzi. Allora io cerco di andare direttamente al tema delle valutazioni. Nel senso che circoscrivendo l'oggetto invece dell'attività istruttoria, non mi dilungo sulla distinzione tra accertamenti e valutazioni tecniche, anche qui mi richiamo a quanto sul tema hanno già indicato il professor Ferrara e il consigliere Gianni, per dire che le valutazioni tecniche, come dire, proprio per questa loro opinabilità, pongono un problema di controllo del giudice, anche qui, di cui si dibatte la possibile intensità. Ebbene, l'articolo 17, a mio avviso, oltre al superiore principio guida di democraticità dell'ordinamento, che anche secondo il professor Marzuoli, invitava a optare per una soluzione per un controllo nei termini della attendibilità delle valutazioni tecniche, ebbene a mio avviso noi abbiamo anche una conferma di diritto positivo di questa necessità che determinate valutazioni tecniche non possano essere oggetto di un controllo diretto, cioè un controllo che sconfini nel merito tecnico delle valutazioni. Perché diciamo l'articolo 17, oltre appunto a cambiare nome, a mutare nominalmente la discrezionalità tecnica in valutazioni, che cosa dice? Dice che sostanzialmente determinate valutazioni, se sono richieste dalla legge a tutela di alcuni interessi critici come salute, ambiente e paesaggio, non possono essere surrogate neppure da altra amministrazione, quindi da altro soggetto appartenente al medesimo potere dello Stato, che sia dotata di competenze equipollenti. Cioè, in determinati casi, la legge non richiede la valutazione di un'amministrazione competente, ma richiede la valutazione di quell'amministrazione competente. Questo, a mio avviso, è un ostacolo normativo forte
per escludere un sindacato, quantomeno in termini di diritto positivo, su quelle tipologie di valutazione. Quindi escludere un sindacato forte, diciamo un sindacato intrinseco forte, per utilizzare sia pure con valore descrittivo la terminologia che avevamo, che il professor Ferrara aveva introdotto. E per escludere quindi questo tipo di sindacato, potremmo dire sostitutivo da parte del. E come si può allora, valorizzando i principi dell'istruttoria che ho poc'anzi evocato, cercare di dare comunque al giudice la possibilità di garantire un controllo adeguato sull'esito della valutazione, ma senza che ciò sconfini nel merito tecnico? A mio avviso, in queste circostanze sono i principi del procedimento che consentono, quindi valorizzare i principi del procedimento, dell'istruttoria procedimentale, che consentono di spostare la valutazione del sindacato dal merito tecnico della soluzione adottata alle modalità attraverso le quali l'istruttoria è stata svolta. E in questo senso, in specifico, per spostare il focus del controllo del giudice, è possibile valorizzare due istituti che ci offre la normativa procedimentale. Uno sono gli obblighi procedimentali, soprattutto quelli che sono oggi ricavabili dai principi che hanno cittadinanza del procedimento e che quindi in qualche modo possono arricchire di contenuti obbligatori l'attività istruttoria tecnica, quindi l'attività istruttoria che è ad oggetto le valutazioni. E dall'altro gli istituti della partecipazione. Vediamo in che modo, e concludo. Per quanto riguarda gli obblighi procedimentali istruttori, abbiamo detto che questi si traducono in regole di comportamento che vengono poste in capo all'amministrazione o all'organo che svolge la valutazione tecnica. Così facendo, noi possiamo avere che il controllo della fase istruttoria avverrà secondo una logica tipica della violazione di legge, cioè il riscontro o meno della violazione di un obbligo istruttorio da parte dell'amministrazione, anziché una ripetizione in sede processuale della valutazione tecnica. Ad esempio, sul piano patologico potrà risultare viziato per violazione dell'obbligo di completezza dell'istruttoria un giudizio espresso dall'amministrazione che non ha considerato tutti quegli elementi circostanziali che aveva ragionevolmente la possibilità di acquisire. Quindi una valutazione che non abbia tenuto conto di elementi circostanziali acquisibili, nella sua possibilità acquisire, quindi che era esigibile richiedere all'amministrazione, bene, questo può comportare una violazione per un vizio per violazione di uno specifico e puntuale obbligo. Stesso risultato valorizzando la partecipazione al procedimento. Questo anche un po' nell'ottica di quello che diceva il consigliere Giani, che attraverso la partecipazione al procedimento i soggetti che intervengono hanno la facoltà di circoscrivere l'ambito di attendibilità della scelta, introducendo nell'istruttoria tutta una serie di elementi rilevanti sul piano tecnico, magari ulteriori rispetto a quelli che già acquisiti, che l'amministrazione aveva già acquisito o che l'amministrazione che era in suo potere acquisire. È chiaro che una volta che vengono apportati al procedimento, apportati alla fase istruttoria, questi elementi tecnici alternativi, è evidente che l'amministrazione nella sua valutazione tecnica sarà obbligata a tenerne conto. Così facendo, cosa accade? Che la legittimità della valutazione può essere anche qui misurata sotto il profilo della completezza dell'istruttoria e della congruità dei risultati raggiunti. Ad esempio, si potrà ritenere viziata per difetto di congruità dell'istruttoria una soluzione tecnica che non abbia tenuto conto di tutti quegli elementi emersi grazie all'apporto dei privati. O ad esempio, che non abbia adeguatamente chiarito nella motivazione, quindi non abbia adeguatamente esposto in motivazione la coerenza non abbia evidenziato questo rapporto di coerenza tra la scelta adottata e il quadro degli elementi
complessivamente emerso anche e soprattutto ad opera di chi è intervenuto nel procedimento. In sintesi, e chiudo, potremmo dire che valorizzando questi due elementi, la valutazione tecnica e quindi il confronto che porta alla soluzione tecnica attendibile avviene all'interno del procedimento. E anche qui può essere un utile l'istituto del remand che ci dava il consigliere, può essere un utile strumento, perché piuttosto che ripetere la valutazione tecnica nell'istruttoria processuale, se il giudice accerta la violazione di uno di questi due obblighi, di congruità o di completezza, può rimandare la palla all'istruttoria procedimentale, dove lì, anche mediante la partecipazione degli interessati, si potrà raggiungere un livello di attendibilità della scelta più elevato, anziché appunto questa idea della scelta più attendibile essere una soluzione che adotta il giudice sulla scorta degli esiti delle risultanze del proprio verificatore o comunque del proprio consulente tecnico. Bene. Ho concluso. Ringraziamo l'avvocato Poli non soltanto, ma anche per essere stato nei tempi, sempre in modo molto, molto chiaro e combinato con la relazione precedente. Io adesso do la parola al dottor Magi, che aveva il compito di soffermarsi sulla giurisprudenza innovativa più recente. Il riferimento va alle pronunce del Consiglio di Stato cosiddette Simeoli, prendendo il nome del relatore, la 4.990 che ho già citato e in parte la 1.321. Michele, a te, mi raccomando i tempi. Sì, grazie professore, intanto mi sentite bene? Benissimo. Allora, ringrazio tantissimo l'organizzazione della città metropolitana, ringrazio prima di tutto il professor Leonardo Ferrara e per quanto riguarda la città metropolitana, in modo particolare il segretario generale, il dottor Monea e il dottor Conte. A questo punto mi avvalgo di una serie di slide che ho preparato e quindi ve le condivido subito. Ecco qua. Ok, spero che si vedano, che riusciate tutti a vederle. Allora, mi sono occupato di questa sentenza molto densa e molto complessa, appunto la 4.990 del 19 luglio 2019, sentenza che dovrò veramente, da cui cercherò di trarre, ecco, giusto degli spunti di riflessione e dare delle suggestioni, perché solleverebbe veramente una miriade questioni interessanti, ma su cui non ho il tempo di soffermarmi. Quindi entriamo subito nel merito. Allora, è una sentenza con la quale il Consiglio di Stato ha confermato due sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'autorità antitrust nei confronti dei gruppi multinazionali farmaceutici La Roche e Novartis. Sostanzialmente questi due gruppi societari che avevano tra loro dei collegamenti avevano posto in essere delle pratiche concordate in violazione delle regole della concorrenza per orientare il mercato dei farmaci ad aumentare la domanda e quindi la vendita di un farmaco molto più costoso, Lucentis, rispetto al farmaco meno costoso utilizzato off-label per la cura delle stesse patologie oftalmiche, in particolare la maculopatia senile. Quindi vediamo l'entità innanzitutto delle sanzioni, si parla di oltre 90 milioni di euro e proseguendo, ecco, vediamo appunto che
i profitti che da queste pratiche concordate ricavavano questi due gruppi societari erano dovuti al fatto favorire il consumo e l'acquisto del farmaco Lucentis, come vedete, con un costo di 1.100 euro ad iniezione rispetto al meno costoso Avastin, che appunto aveva un prezzo di 81,64 euro per iniezione. Allora, da questa sentenza, come dicevo, emergono varie tematiche di interesse. Innanzitutto una che ci tocca tutti molto da vicino dopo l'esperienza del coronavirus che abbiamo vissuto, cioè quella del bilanciamento tra l'accesso all'assistenza sanitaria garantito nel modo più ampio possibile dalla portata precettiva dell'articolo 32 della Costituzione e la necessità di fare sempre i conti con risorse scarse, mantenendo la sostenibilità dei costi del Servizio Sanitario Nazionale. Ma il tema che qui oggi più ci interessa è quello dei rapporti tra diritto e tecnica, in particolare del sindacato sulla discrezionalità tecnica della pubblica amministrazione. Il tema centrale della riflessione è sempre un po' il cuore della giustizia amministrativa, cioè quello di trovare il giusto punto di equilibrio tra il principio di giustiziabilità delle pretese e di effettività della tutela, articoli 24, 103 e 113 della Costituzione, nonché articoli 6 e 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, da una parte, e il principio di separazione dei poteri che trova generalmente il suo addentellato costituzionale nell'articolo 97. Qui poi vi lascio naturalmente le slide dove ho anche ripercorso l'evoluzione del sindacato sulla discrezionalità tecnica già brillantemente esposta dal professor Ferrara e dai relatori che mi hanno preceduto, passando quindi dall'idea del sindacato estrinseco, quindi un sindacato che utilizzava la sensibilità dell'uomo medio, quindi si ritornava sul concetto del bonus pater familias e quindi un controllo di logicità, ragionevolezza e congruità della motivazione del provvedimento, quindi un controllo che si limitava a ripartire dalle risultanze dell'istruttoria procedimentale. Naturalmente questa tesi, con l'introduzione di nuovi strumenti istruttori, l'ampliamento del ventaglio dei mezzi istruttori a disposizione del giudice amministrativo, in particolare la consulenza tecnica d'ufficio, con la legge 205 del 2000, ha portato al superamento di questa concezione. Poi abbiamo parlato già del sindacato intrinseco debole, dove appunto si ha un saggio diretto e autonomo sul fatto oggetto del giudizio, che è presupposto dell'esercizio del potere, però rimane appunto un sindacato debole perché è appunto un sindacato di ragionevolezza, di congruenza, di logicità sulla procedura di valutazione effettuata dall'amministrazione. Tuttavia è intrinseco perché si consente l'utilizzo degli stessi mezzi e degli stessi criteri tecnici adoperati dalla pubblica amministrazione. Naturalmente in questa ottica, qualora il giudice amministrativo riscontri delle illogicità, delle incongruità, delle valutazioni tecniche, facendo utilizzo dei criteri suggeriti dal CTU nell'istruttoria processuale, e quindi accerti un cattivo esercizio del potere discrezionale tecnico, non può che limitarsi ad annullare l'atto discendente dalla valutazione tecnica e demandare alla pubblica amministrazione l'esercizio corretto del potere. E infine arriviamo alla tesi più avanzata, diciamo più ardita e sicuramente fascinosa, che viene prospettata dalla sentenza 4.990 del relatore Simeoli. Qui cito esattamente l'espressione forte che costituisce il cuore della sentenza, secondo cui la sussunzione delle circostanze di fatto
nel perimetro di estensione logica e semantica dei concetti giuridici indeterminati, ad esempio quella del mercato rilevante, è un'attività intellettiva ricompresa nell'interpretazione dei presupposti della fattispecie normativa, in quanto il tratto libero dell'apprezzamento tecnico si limita qui a riflettere esclusivamente l'opinabilità propria di talune valutazioni economiche. Ne consegue che la tutela giurisdizionale, per essere effettiva e rispettosa della garanzia della parità delle armi, deve consentire al giudice un controllo penetrante attraverso la piena e diretta verifica della questio facti sotto il profilo della sua intrinseca verità, per quanto in senso epistemologico controvertibile. Qui naturalmente concordo con quanto affermato dal consigliere, dal referendario Giani, sullo statuto epistemologico probabilistico della maggior parte dei saperi tecnici che vengono in gioco nelle attività amministrative. Afferma ancora Simeoli che al sindacato non sostitutivo di attendibilità va sostituito un sindacato pieno di maggior attendibilità. A questo punto ho cercato di trovare delle ragioni a sostegno di questa tesi del sindacato pienamente sostitutivo delle valutazioni tecniche dell'amministrazione. E secondo me si deve ragionare su questo da questo punto di vista, cioè considerando che molte fattispecie di potere amministrativo si possono scomporre in due momenti, ontologicamente e cronologicamente distinti: quello dell'accertamento dei presupposti di fatto e quello della decisione amministrativa vera e propria, citando anche qui proprio le espressioni dell'articolo 3 della legge sul procedimento amministrativo che riguarda la motivazione. Solo in questo secondo momento, cioè quello della decisione, in cui si viene esercitata la discrezionalità pura, si ha quel bilanciamento tra l'interesse pubblico in astratto e gli altri interessi in gioco che porta all'identificazione dell'interesse pubblico in concreto, al cui interno risiede il nocciolo duro del merito della decisione riservato all'amministrazione. In sostanza, la valutazione tecnica attiene alla fase prodromica a quella dell'esercizio del potere, cioè la ponderazione degli interessi, e si risolve nell'apprezzamento e qualificazione dei fatti cui la norma fa rinvio. Questa concezione si innesta sulla teoria dei concetti giuridici indeterminati, accolta per la prima volta dal già citato Consiglio di Stato, sentenza 601 del 99, secondo cui il sindacato su nozioni tecniche richiamate da norme giuridiche si risolve in una questione di interpretazione delle norme giuridiche stesse, nelle quali le norme tecniche vengono ad essere incorporate e quindi giuridicizzate, attività ermeneutica affidata dal Costituente in ultima battuta al potere giudiziario. Sono anche confrontato con un'autorevole obiezione a questa impostazione, che appunto la tesi del professor Marzuoli, che ha scritto una monografia sul tema della discrezionalità tecnica. Michele, hai tre minuti. In particolare il professor Marzuoli sostiene che la pubblica amministrazione sarebbe più idonea del giudice a scegliere tra diverse soluzioni opinabili, in quanto tale tipologia di scelta non può che basarsi su valori e solo la pubblica amministrazione ne è portatrice, in quanto espressione indiretta della sovranità popolare. E quindi, se fosse invece il giudice con l'ausilio del consulente a poter prevalere sulla valutazione dell'amministrazione, si avrebbe la prevalenza invece dei valori portati appunto dal ceto professionale a cui appartiene il tecnico. Una risposta a questa autorevole ricostruzione può essere che non tutta la pubblica amministrazione è riconducibile al principio di legittimazione popolare, ed è proprio il caso che ci riguarda, cioè delle autorità amministrative indipendenti. Inoltre, se si accoglie la ricostruzione secondo cui una valutazione tecnica è davvero cosa distinta da una ponderazione del pubblico interesse, allora essa dovrebbe essere compiuta sulla base del solo sapere specialistico, senza che rilevino i valori di stampo democratico.
Un altro elemento fortemente enfatizzato dalla sentenza 4990 del 2019 consiste nella considerazione, anche qui cito, che le sanzioni amministrative in senso stretto sono inflitte nell'esercizio di un potere ontologicamente diverso dalla discrezionalità amministrativa, che presuppone, la discrezionalità pura, una ponderazione di interessi. Invece il potere sanzionatorio e di vigilanza delle autorità indipendenti, no, sul piano funzionale viene assimilato a quello di un giudice penale. E sul parallelismo tra diritto criminale e potere amministrativo sanzionatorio richiamo quel filone giurisprudenziale della Corte di Strasburgo, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, in particolare la sentenza del 4 marzo 2014, Grande Stevens contro Italia. Ma riprendendo in mano i miei vecchi manuali, ho notato che anche la dottrina penalistica, in particolare, rimanendo nell'ambito dell'Ateneo Fiorentino, il professor Mantovani, parlando del generale sistema del diritto punitivo, vi ricomprende il diritto punitivo amministrativo o, così scrive a pagina 929 del suo manuale, con denominazione già in uso, diritto penale amministrativo. Espressione forse un po' fuorviante, ma sicuramente ci fa capire quello di cui sto parlando. A questo proposito dobbiamo ricordare anche la legge generale in materia di sanzioni amministrative, la 689 dell'81, che detta una serie di principi chiaramente ispirati alla materia penale. Se si accetta anche questa ricostruzione, l'accertamento degli illeciti e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, ivi compresi i compiti di vigilanza delle autorità amministrative indipendenti, devono essere configurati come attività di accertamento della corretta applicazione delle norme di legge, con la produzione delle quali il legislatore ha già definito il bilanciamento tra gli interessi ad esse sottesi. Quindi, secondo questa nuova prospettiva, la sostituibilità delle valutazioni tecniche ad opera del giudice amministrativo dovrebbe diventare la regola, con la sola eccezione dell'irripetibilità delle prove orali, degli esami e concorsi pubblici, in adesione alle osservazioni del professor Cerulli Relli, secondo cui tali fattispecie sono strutturalmente irripetibili, perché irripetibile è l'episodio della vita a cui sono connesse. Faccio notare però che oggi, con gli esami e i concorsi interamente svolti mediante strumenti informatici o digitali, anche questo limite potrebbe essere rimesso in discussione. A questo proposito si vedono gli articoli 247 e seguenti del recentissimo decreto rilancio. Hai un minuto, Michele. Sì, e quindi a questo punto, ecco, quindi ritornando un secondo ai concorsi telematici, chiaramente se vengono registrate anche le prove orali, possono essere anche naturalmente riascoltate ed eventualmente rivalutate anche in una fase di istruttoria processuale. E sono giunto alla conclusione, quindi si tratta di questione, quella del sindacato sulla discrezionalità tecnica, estremamente complessa e delicata. Io ho cercato solo di dare degli spunti di riflessione, riassumendo moltissimo, qualche piccola suggestione, ma la questione si prospetta, nei termini in cui l'ha delineata nell'introduzione il professor Ferrara, come ancora decisamente una frontiera aperta, e non so se sarà questa la frontiera su cui si muoverà il giudice amministrativo nei confronti della discrezionalità tecnica delle pubbliche amministrazioni. Diciamo che a questo punto non ci resta che vedere i prossimi sviluppi della giurisprudenza. Grazie mille per l'attenzione. Grazie al dottor Magi. In realtà, in relazione, si è aggiunto una sorta di elemento di chiarificazione, che direi che consiste nel fatto che non si può trattare la discrezionalità tecnica come una categoria unitaria. Abbiamo visto che alcuni interessi, ex articolo 17 della legge 241, ci ha detto
avvocato Poli, giustificano la riservatezza del potere. Ora, analizzando questa sentenza che riguarda il potere sanzionatorio, viene da dire che la questione va posta in termini differenti, perché vedo che in linea anche Nicoletta Vettori, trattandosi di potere sanzionatorio, è in gioco non più una riserva di potere, ma per l'appunto in un recente scritto Nicoletta Vettori, una riserva di persona. Quindi è la fattispecie in quanto sanzionatoria che legittima pienamente questo sindacato pieno. Dove si tratta di potere affettivo, viene in gioco una situazione soggettiva, un diritto assoluto, e quindi non è giustificabile la di specie normativa, che potrebbe valere in relazione a quelle specifiche tecniche di cui ci parlava il dottor Giani, dove, cioè quella che è la pieno. Altra cosa è la valutazione tecnica sulle conseguenze, che mette in gioco viceversa questo controllo sulla sola attendibilità, quindi la questione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'anomalia dell'offerta e via dicendo. Questa, solo per segnalarvelo, questa distinzione tra valutazione dei presupposti e valutazione delle conseguenze è la distinzione che ormai si è imposta nell'ordinamento tedesco. Ora però vorrei dare con grande piacere, con grande curiosità, la parola al dottor Catalano, che ascolto con vero piacere. Dottor Catalano? Eccoci, mi sentite? Sì, benissimo. Ok, perfetto. Innanzitutto ringrazio il professor Ferrara per l'introduzione a proposito dell'insegnamento Se l'Orsola bene in casa, e mi sono avvalso per questo insegnamento anche di un esponente della scuola fiorentina, e probabilmente a questo che si riferiva il professore quando aveva conosciuto il mio nome da questo punto di vista. E volevo partire un attimo dalla fine, cioè dal processo amministrativo, anche se poi dopo vorrei fare anche qualche breve parentesi nel processo di responsabilità amministrativo contabile, e mi riferisco all'articolo 1 della legge 20 del 1994, e quindi l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali, che è il limite oltre il quale non si può affacciare il giudice contabile, per dire che il procedimento e il mutamento che si è cominciato ad avere, diciamo, dal 1880 con il discorso di Silvio Spaventa sulla giustizia dell'amministrazione, ecco la necessità di giustizia, di interessi che altrimenti non avrebbero avuto una loro soddisfazione dopo la legge abolitrice del contenzioso amministrativo, ancora deve essere completato, nella misura in cui, secondo me, vi sono alcuni segmenti della giustizia amministrativa che sono incompleti. Mi riferisco all'articolo 13 del DPR 1199 del 1971, e quindi alla non espressa previsione della possibilità di una consulenza tecnica d'ufficio per un sindacato sull'esercizio della discrezionalità da parte della sezione del Consiglio di Stato adita nel ricorso straordinario. Quando poi lo stesso modifica del DPR 1199 avvenuta con la legge 69 del 2009, anzi addirittura forse prima con la 205 del 2000, aveva consentito la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. Quindi, mentre abbiamo una pienezza di tutela da parte del giudice amministrativo ordinario che si è dipanata dal decreto legislativo 80 del 1998 con il codice del processo amministrativo, abbiamo un processo amministrativo in un unico grado, perché è un processo vero e proprio dove si può effettuare questione di legittimità costituzionale, in cui
siamo rimasti ancora alla verificazione presso la pubblica amministrazione e non alla consulenza tecnica di ufficio. Ed è secondo me un vulnus che prima o poi dovrebbe essere rimosso dal legislatore, così come è stato rimosso nel processo di responsabilità amministrativo contabile, perché il codice del processo amministrativo all'articolo 23 ha previsto espressamente la possibilità di un consulente tecnico di ufficio, così come nel processo tributario, dove si discute della legittimità o meno di un atto amministrativo lesivo di diritti soggettivi, è ammissibile una consulenza tecnica di ufficio. Questo per quello che riguarda la fine, nel senso che sentendo la relazione del collega Giani, con il quale mi complimento per l'approccio sostanzialistico a proposito delle verifiche delle varie anomalie, anche perché se si volesse interpretare e leggere l'articolo 97 del codice dei contratti, ci sarebbe da mettersi le mani nei capelli se qualcuno ne avesse ancora, perché effettivamente ci sono tutti quei criteri che potevano essere sorteggiati con una sorta di formalismo che effettivamente rende difficile il lavoro all'amministrazione in primo grado e in secondo grado anche all'interprete. E mi riferisco anche, diciamo, alla partecipazione procedimentale paventata appunto dall'avvocato Poli, che potrebbe comportare un apporto fondamentale qualora l'istruttoria fosse completa, come se fosse una sorta, tra virgolette, di litisconsorzio in fase amministrativa e non in fase giurisdizionale. Torniamo però velocemente alla discrezionalità amministrativa. La mia opinione, però è una mia opinione abbastanza personale, è che discrezionalità tecnica e discrezionalità amministrativa non è che siano molto differenti. Si tratta di modalità di esercizio del potere che sono insindacabili da parte del giudice, se non nei limiti di una manifesta illogicità da parte del procedimento della pubblica amministrazione, in omaggio a un naturale principio che è quello di separazione dei poteri, per cui io non posso sindacare l'esercizio di una facoltà che la legge mi consente, sia se la facoltà riguarda concetti giuridici indeterminati, sia se la facoltà riguarda concetti di carattere tecnico. Questo anche se talvolta il Consiglio di Stato, mi riferisco ad alcune sentenze degli anni 90, sindacavano anche accertamenti tecnici da parte della pubblica amministrazione, quale l'altezza o il peso. Ricordo una sentenza del Consiglio di Stato di fine anni 90 in cui si affermava che anche il peso, anche l'altezza di un soggetto era un aspirante che voleva partecipare a una selezione per le forze dell'ordine, dove ci sono dei requisiti tecnici ben precisi, in alcune situazioni anche per avverse condizioni meteorologiche o quant'altro l'altezza poteva cambiare di alcuni centimetri e quindi si poteva effettuare una valutazione diversa. E forse ce l'ho ancora conservata questa sentenza, quindi non so perché il Consiglio di Stato sia divenuto a questa conclusione, non so se il collega Giani la conosce, ma comunque insomma ricordo che quando studiavo per il concorso alla Corte dei Conti ero un assiduo lettore di tutte le novità del Consiglio di Stato, fermo restando che anche la sentenza 4990, quando appunto ci siamo riferiti all'oggetto della controversia, l'avevo già letta e ricordavo che era stata scritta da Dario Simeoli, con il quale siamo stati colleghi alla sezione lavoro del Tribunale di Napoli. Però il problema che si pone è proprio quello della sindacabilità o meno del potere dell'amministrazione. E allora il potere può essere sull'an, sul quantum, sul comodo, è necessario che ci sia una certa separazione di poteri per evitare un'intrusione da parte del giudice. E sia l'articolo 1 della legge 20 del 94, che riguarda l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali per quello che riguarda la responsabilità degli amministratori e dei dipendenti, sia il comma 1 ter, la famosa esimente politica da parte degli amministratori che in buona fede abbiano approvato scelte da parte di soggetti tecnici, dovrebbero essere un limite all'esclusione della responsabilità amministrativa. Il problema però è come viene effettuato questo esercizio del potere e fino
fino a che punto è il giudice stesso che può affermare che ci si è di fronte a una discrezionalità insindacabile oppure a una scelta opinabile ma errata. E mi riferisco a un caso che ha fatto scuola anche abbastanza di recente, cioè le due sentenze della Corte dei Conti del 2018 e del 2019 di assoluzione e di conferma della sentenza di assoluzione per il famoso caso degli swap del Ministero dell'Economia e delle Finanze. È una sentenza che ha fatto molto discutere in senso negativo, devo dire la verità, penso la maggior parte della dottrina italiana e anche gran parte della dottrina all'interno della magistratura della Corte dei Conti, perché si è affermato che indipendentemente dall'esito del giudizio si trattava di sindacare l'attività amministrativa, anzi l'attività politica da parte della pubblica amministrazione dello Stato centrale, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per cui la Corte dei Conti ha effettuato la distinzione tra sindacabilità della discrezionalità del Ministero dell'Economia e delle Finanze e la sindacabilità della discrezionalità degli enti locali. Ha affermato che per gli enti locali era possibile effettuare un sindacato sull'abnormità di questa discrezionalità di carattere anche tecnico, fermo restando che poi con la sentenza 8770 del 2020 delle sezioni unite della Corte di Cassazione il problema degli swap degli enti locali forse si può risolvere in sede di nullità dei contratti stipulati, o perché sono stati stipulati dalla Giunta e non dal Consiglio Comunale, o perché sono stati stipulati in violazione del divieto di stipulazione di contratti aleatori da parte della pubblica amministrazione, perché le sezioni unite hanno fatto questa distinzione, secondo me, fondamentale, affermando che l'articolo 23 del testo unico finanziario non si applica alle pubbliche amministrazioni. Sta di fatto però che la sezione di appello, a proposito, ha declinato la giurisdizione nei confronti dei broker e degli advisor, forse con ragione, perché si è affermata la non inserimento all'interno del procedimento amministrativo, però ha dichiarato il difetto di giurisdizione per insindacabilità della scelta discrezionale della pubblica amministrazione, perché era una scelta politica, quella di stipulare all'epoca, da parte dell'allora direttore generale del Tesoro Vittorio Grilli, da parte del dirigente Cannata e da parte di altri dirigenti cui nomi non ricordo, dico soltanto quelli più importanti, anche perché l'allora direttore generale Vittorio Grilli è stato protagonista di un altro pezzo di storia giuridica italiana, e mi riferisco alla famosa sentenza della Corte di Cassazione a proposito dell'assegno di mantenimento, e quindi diciamo si è visto protagonista anche da quest'altro punto di vista, perché grazie a lui dopo 20 anni la Corte di Cassazione è tornata indietro. E quindi ha affermato che la Corte dei Conti non può sindacare l'attività di negoziazione del debito pubblico italiano, che è un'affermazione in sé forse anche abbastanza dirompente, è passato un poco sotto traccia in tutti i giornali, in tutti i quotidiani, mentre forse aveva avuto più rilevanza l'atto di citazione da parte della Procura Lazio, che si basava su un esposto dei 5 Stelle, che all'epoca erano un partito di lotta, adesso sono un partito di governo, quindi forse si comportano un po' diversamente, a proposito della irregolarità e della abnormità di un contratto di rinegoziazione del debito pubblico dello Stato che lasciava a una controparte il diritto potestativo di scegliere di sciogliersi da questo contratto ottenendo in cambio il pagamento di una penale molto rilevante. Ora, a fronte di un contratto di questo genere, probabilmente non siamo di fronte a una discrezionalità insindacabile, perché io ritengo, come ha detto il professor Ferrara, che la discrezionalità è il comportamento del buon padre di famiglia, cioè la verifica dei comportamenti di quello che il codice civile chiama buon padre di famiglia, e che io diciamo, non dico modernamente, forse in maniera più attuale, chiamerei proprietario, per non considerarmi
critico nei confronti di altra parte dell'audience, cioè di colui che è titolare di una determinata situazione giuridica e deve agire con prudenza. Ma la prudenza non vuol dire stipulare contratti di rinegoziazione del debito in cui si lascia alla controparte il diritto potestativo di scegliere il se e quando uscire da quel contratto ottenendo una provvigione sproporzionata, perché di questo stiamo parlando, no? Adesso il termine preciso del contratto non lo ricordo perché è abbastanza complesso e il fatto è ricostruito nelle prime pagine della sentenza. Ma io ritengo che, e chiedo conferma anche al collega Gianni, che probabilmente il giudice amministrativo nella decisione su un ricorso che riguarda comportamenti della pubblica amministrazione attributivi o meno di diritti non si pone nella situazione in cui si è posta la Corte dei Conti, cioè sulla insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. Ricordo che credo che sia stato il TAR del Lazio, ma non vorrei sbagliarmi, e poi dopo a sollevare una questione di legittimità costituzionale a proposito dei decreti di trasferimento dei fondi perequativi dal Ministero dell'Economia e Finanze agli enti locali. Quello di cui sono sicuro è che il ricorso è stato curato dall'attuale giudice costituzionale Luca Antonini, e infatti poi è stata sollevata una questione di legittimità costituzionale. Però il giudice amministrativo non si è posto il problema della esaminare i motivi per cui, in violazione dell'articolo 81 della Costituzione, la pubblica amministrazione centrale, cioè lo Stato amministrazione, invece di trasferire a inizio anno il fondo perequativo delle somme incassate l'anno precedente, li trasferisce molto spesso nella prima o nella seconda metà dell'anno successivo, così incidendo sui bilanci degli enti locali, perché questo non consente la programmazione, perché a questo punto, e l'amico Pasquale mi può confermare, i bilanci preventivi degli enti locali non vengono approvati entro il 31 dicembre dell'anno precedente, anche per un ritardo di trasferimento erariale. E quindi il TAR non ha avuto, o comunque ha avuto poche esitazioni nel sollevare questioni di legittimità costituzionale della norma per violazione dell'articolo 81, per violazione dei principi di leale cooperazione, nonostante si trattasse della perequazione di risorse provenienti dalla fiscalità generale, e quindi si trattava di attività finanziaria dello Stato che in altri tempi, forse 50 anni fa, ma anche 20 anni fa, sarebbe stato inconcepibile sindacare, mentre invece, andando avanti nel corso del tempo, aumentano i diritti, e non è che aumentano i poteri da parte dei giudici, in questo caso del giudice amministrativo, perché stiamo parlando di discrezionalità, subspecie di discrezionalità tecnica, ma perché aumentano le esigenze e aumentano i diritti. E in questo bilanciamento degli interessi si cerca di far emergere quanto più possibile i diritti, e l'emersione dei diritti non può che passare attraverso una verifica della legittimità, della congruità e della correttezza dell'operato della pubblica amministrazione. Quindi io ritengo che, e mi avvio anche alla conclusione, non so se forse sono stato anche troppo breve, che il tema della discrezionalità tecnica debba essere inserito all'interno della discrezionalità, che consiste nell'esercizio di una scelta per motivi di pubblico interesse. E sono d'accordo con chi mi ha preceduto, e sono d'accordo anche con la sentenza 4990 sull'esclusione tra il sindacato debole e il sindacato forte, perché era una distinzione che trovava la sua radice nella necessità di una maggior penetrazione dei poteri per le autorità amministrative indipendenti. Mi rendo conto che la sentenza Minarini forse poteva e potrebbe aver giocato un determinato ruolo all'interno della necessità di salvare l'ordinamento giuridico italiano e il sistema congegnato dalla legge 287 del 1990. In realtà il problema è un problema fondamentale, cioè se si può o meno sindacare la scelta dell'amministrazione.
in maniera assoluta o come scelta tecnica nel senso di scelta dello strumento tecnico da adottare. E riservandomi forse un approfondimento successivo a proposito di quello che ha affermato il dottor Michele Maggi, e cioè quello della possibilità di ripetizione degli esami perché avvenuti con strumenti informatici, io ritengo che allo stato degli atti non sia da escludere la possibilità di introduzione in un bando di concorso della clausola e quindi che preveda la possibilità di registrazione anche se fatto in presenza, e l'adesione del candidato vale come eliminazione della privacy, e quindi consentire una registrazione anche in presenza per evitare poi che alcuni fatti possano essere ripetuti, altri sono di per sé irripetibili in rerum natura e quindi non sia possibile una sorta di moviola, cioè una sorta di replay e di verifica di quegli accadimenti della realtà. E quindi concludo già anticipando quello che ho detto precedentemente, cioè sulla mia velata critica, ma non è soltanto mia, basta leggere anche gli articoli della professoressa Colombini a proposito della sentenza sugli SWOP dello Stato e quindi sulla forse un po' pilatesca decisione del difetto di giurisdizione per l'esistenza di una discrezionalità amministrativa, che è un po' come la colpa quando non si vuole condannare, si afferma che la colpa è lieve e non è grave e quindi è un'altra, tra virgolette, scappatoia da parte della giurisprudenza della Corte dei Conti. Perché ritengo che giunti dove siamo giunti, cioè nel 2020, con la sussistenza di tutta una serie di situazioni giuridiche soggettive che una volta erano adespoti, un'altra volta si riteneva che non fossero né diritti soggettivi né interessi legittimi, ma che adesso si ritiene facciano parte del quacervo di interessi, cioè di situazioni giuridicamente rilevanti da parte di determinati soggetti, ritengo che proprio questa evoluzione posti a una visione riduttiva della discrezionalità a favore di un ampliamento del difetto di giurisdizione. E con questo ho concluso. Grazie al dottor Catalano. La tecnica è stata tanto evocata che si è vendicata, perché io ho avuto un blocco del PC. Però per fortuna non così lungo questo blocco da farmi perdere il punto di vista del dottor Catalano, che ringrazio e che ho molto apprezzato. E questo suo spunto finale mi fa venire in mente che quello della tutela degli interessi diffusi, collettivi, è un altro oggetto di estremo interesse che potrebbe pure rappresentare il tema di un prossimo webinar. Su questo punto io non sono d'accordo con lui, ma su questa apertura della giurisprudenza, ma adesso è il momento di arrivare, è il momento più atteso, è il momento delle conclusioni, è il momento di ascoltare il dottor Pasquale Monea. No, no. A te Pasquale, grazie ancora. No, mi parto così, ovviamente. Pasquale, non so se è sempre colpa mia, ma io non ti sento. Sento. Non so se sente. Sentite? No. Aia. Adesso mi sentite? Non mi sentite? Mi sentite? Mi sentite? La voce è molto distorta Pasquale. Ah, ecco, adesso mi sentite? Mi sentite?
Non si sente bene. Adesso mi sente bene a caso? No, non si sente bene. Prova a togliere. Prova un auricolare normale. Sì, sì, non si sente bene. No, non si sente, Pasquale. No, no. No, male, si sente benissimo. Non so perché. Ora si sente bene, fermo. Ora si sente benissimo. Oh, ecco, finalmente. Chiedo scusa, ma sono i potenti mezzi strumentali della città, penso, diciamo, della città metropolitana, forse i miei qui. Allora, grazie professore, intanto cerco di riprendere un po' il filo del discorso. Ovviamente intervenire dopo i relatori che abbiamo avuto ospiti è sempre molto complicato, molto difficile, insomma, per il livello delle relazioni che sono state fatte. Un primo elemento importante che mi piace condividere con te, col professore, ma anche con gli altri relatori, è che il tema dei principi generali, il tema delle norme generali è sempre importante anche per la risoluzione di quelle che possono essere poi le problematiche singole delle pubbliche amministrazioni, le problematiche anche meno rilevanti, diciamo meno impattanti da un punto di vista scientifico, ma aver ascoltato alcune considerazioni non solo del consigliere Gianni, che ovviamente ringrazio, dell'amico della Corte dei Conti, che ringrazio anche per la sua presenza, le considerazioni del professore, dell'avvocato e anche del dottor Gianni, sono tutte delle considerazioni che creano degli spunti importanti per l'attività quotidiana che noi facciamo. E quindi su questo probabilmente dovremo prendere impegno nell'ambito di quella che è la convenzione della quale abbiamo parlato prima, di realizzare qualche altra giornata formativa, informativa, ma anche di, diciamo, importante sotto il profilo dottrinale. Penso per esempio a qualche bella considerazione da fare sulla legge 241, che riporta una serie di principi nei suoi vari articoli, che ovviamente, se ben applicati, consentono di semplificare anche l'attività quotidiana della pubblica amministrazione. Io qualche provocazione, tra virgolette, volevo fare, più da un punto di vista, come si usa dire, in merito al diritto che dovrebbe essere formulato, insomma, come usano dire gli studiosi come voi del diritto de iure condendo, cioè una qualche considerazione che possa essere utile per le impostazioni future. Parto da alcune cose dette dal consigliere Gianni. Mi è piaciuto molto lo spunto del consigliere Gianni in ordine al cosiddetto profilo concorrenziale, cioè egli ha evidentemente individuato una serie di argomentazioni, una serie di istituti che esaltano quella che è la discrezionalità amministrativa della pubblica amministrazione, o quantomeno la dovrebbero esaltare, penso alle cosiddette consultazioni di mercato, ma qui traspare, consigliere, una evidente difficoltà da parte delle pubbliche amministrazioni, glielo dico per esperienza personale, un'evidente attuale difficoltà delle pubbliche amministrazioni a seguire queste innovazioni per una altrettanto evidente sfiducia nei confronti delle pubbliche amministrazioni quando devono fare delle scelte ampiamente discrezionali. Cioè il confine fra quelle che sono le consultazioni di mercato e quelle che poi possono essere al netto, diciamo, di valutazioni di carattere penale che qui non ci interessano, però il confine tra le consultazioni preliminari di mercato e un inquinamento anche amministrativo della successiva gara è sempre abbastanza
labile, difficile, come dire, da cogliere da parte del semplice operatore della pubblica amministrazione. Peraltro è complicato da tutta una serie di altri interventi che spesso vengono a valle una superfetazione, così mi piace definirla, di interventi sul tema, non solo, come dire, da parte di tutta una serie di organi di controllo, ma si pensi a quelli che sono gli interventi a valle anche delle sentenze del Consiglio di Stato da parte dell'ANAC, che ovviamente creano poi tutta una serie di difficoltà alle stesse pubbliche amministrazioni. Faccio un esempio per tutte, cerco di fare anche qui un esempio. Sembrava abbastanza chiara l'interpretazione della distinzione tra gli accordi di cui all'articolo 15 della legge 241 e i rapporti negoziali tra due pubbliche amministrazioni, così come l'aveva delineata il Consiglio di Stato. Beh, anche su questo le interpretazioni successive dell'ANAC non sono state in grado di chiarire meglio, ma sono state, diciamo, secondo me, hanno complicato di più la questione, ponendo le amministrazioni di fronte ad una difficoltà di scelta quando devono operare in tal senso. Questo quantomeno, come dire, una mia impressione su questa materia. Sul rapporto prezzo-qualità e sull'utilizzo di questi, diciamo, di questo sistema, anche qui richiamato dal consigliere Giani, io mi consento di avvalermi di una piccola esperienza da un punto di vista temporale importante per la sua e per le sue caratteristiche come componente della commissione di gara della gestione del CARA di Mineo. Penso una delle gare più rilevanti degli ultimi anni da un punto di vista economico, con la partecipazione peraltro di un in commissione, non faccio il nome per ovvie ragioni, ma anche di un importante professore di diritto costituzionale, il cui apporto è stato fondamentale. E dico dove è stato fondamentale: noi avevamo un confronto a coppie, quindi numerico ovviamente, consigliere, ma rispetto al confronto a coppie, seppur numerico, che per, mi pare di non dire una cosa non vera, o quantomeno, diciamo, nella maggior parte dei casi le sentenze del Consiglio di Stato consentono un confronto a coppie con una valutazione esclusivamente numerica, qui in realtà noi ci siamo imposti e abbiamo creato un confronto, abbiamo immaginato un confronto a coppie non solo numerico, ma anche con una motivazione specifica dei singoli punteggi che andavamo ad attribuire. Ovviamente questo, da un lato, rappresenta uno splittare la discrezionalità della commissione di gara, ovviamente, un qualche cosa in più, dall'altro ci esponeva anche ad eventuali controdeduzioni da parte dei legali che non hanno mancato di dare il loro apporto in termini di ricorsi al TAR e al Consiglio di Stato, ma evidentemente ci ha tutelato sotto altri profili, tant'è vero che poi ad un vaglio successivo la gara è stata ritenuta, insomma la procedura è stata ritenuta piena. Quindi su questo io mi consento di dire che probabilmente un confronto a coppie, anche attraverso una valutazione e motivazione dei punteggi che vengono aggiudicati, è sicuramente molto più a tutela della commissione e conseguentemente della amministrazione. Ritengo che il concetto della riparametrazione sia da seguire, cioè riparametrare i punteggi attraverso dei criteri matematici è ovviamente un elemento che anche questo garantisce l'amministrazione, garantisce di, come dire, sintetizzare meglio quello che è un giudizio del singolo componente sulle singole offerte alla fine del percorso. Ovviamente il singolo componente della commissione di gara ha una sua idea, si fa una sua idea nella valutazione delle offerte, che non necessariamente deve essere omogenea sotto tutti i punti di vista con gli altri componenti, e tantomeno lo può essere con una valutazione successiva da parte di un giudice amministrativo. Quindi riparametrare quello che è il punteggio alla fine del percorso può essere un utile strumento per omogeneizzare queste situazioni e questi pensieri che possono essere di carattere. Non mi inserisco, magari lo lascio a qualcuno di voi,
nelle considerazioni che riguardano la scelta futura di variare un'ipotesi di cui al 323 del codice penale, l'abuso d'ufficio, che ovviamente merita di essere riconsiderato. Io ritengo che questa cosa debba essere riconsiderata dal legislatore, perché deve essere molto più chiaro che solo una chiara e palese violazione di una norma può consentire una un'ipotesi delittuosa del genere. Diversamente, la sola interpretazione diversa di una norma, mi consentirà il professore di dire questa cosa, forse non è, come dire, non è questo il luogo più opportuno, essendo una sede, tra virgolette, istituzionale, ma la nostra attività di stimolo, secondo me, è anche importante. Una sola valutazione interpretativa di una norma, che, come ben sanno i relatori del convegno, è normale, perché adesso il dottor Marco Catalano ha finito di esprimere alcune considerazioni sulla sentenza di primo grado e sulla sentenza di appello della questione degli swap, ma non mancano le interpretazioni diverse in primo, dinanzi ai TAR e dinanzi ai consigli di Stato. Quindi spesso la semplice interpretazione di una norma può portare anche a problemi legati ad una responsabilità penale. Non mi dilungo neanche sul fatto che oggi la responsabilità penale si consuma per lo più sui giornali prima di consumarla nelle aule di giustizia. E questo è un dato rispetto al quale, professore, dobbiamo anche noi prenderne atto. Sull'istruttoria procedimentale, in realtà condivido tutte le considerazioni fatte in maniera molto brillante dall'avvocato Poli. Devo però fare solo una piccolissima eccezione, cioè non un'eccezione, una considerazione da mero operaio del diritto. Cioè devo dire che obiettivamente l'istruttoria procedimentale, a volte fatta in maniera conforme a quelle che sono tutte le regole normative individuate nelle norme che ci riguardano, non sempre, e soprattutto anche spesso con quelle che sono state le interpretazioni della giurisprudenza, non sempre però ci consente di garantire quell'efficienza che sempre più i cittadini ci chiedono. Allora anche qui, de iure condendo, occorre trovare una sintesi di queste considerazioni attraverso quelle che possono essere delle io per esempio sono, malgrado non sia sempre condiviso da tutti, io per esempio sono un estimatore di quelli che sono i testi unici, perché quantomeno i testi unici ci consentono di avere una chiarezza su quelle che sono le disposizioni normative da applicare. Pensate a quello che è successo recentemente con il coronavirus e quello che succede normalmente con le emergenze in Italia. Se noi avessimo un testo unico dell'emergenza, avremmo chiaro chi fa che cosa in determinati momenti. Invece ci troviamo di fronte a ordinanze dei sindaci, ordinanze di PCM, ordinanze dei presidenti delle giunte regionali delle varie regioni, che creano a volte soltanto una difficoltà interpretativa. Quindi sempre con riferimento all'istruttore procedimentale, vado alla conclusione, professore, chiedo scusa, siamo spesso indotti ad agire, questo è uno spunto importante, siamo spesso indotti ad agire in maniera meccanica, ma dobbiamo, secondo me, di più approfondire quelli che sono i principi e quindi qui quella che sono le indicazioni circa eventuali incontri successivi in collaborazione con l'università. Molto apprezzabile le considerazioni fatte dal dottor Maggi, dal collega Maggi, circa le autorità amministrative indipendenti. Solo una considerazione: sì, è vero che sul piano funzionale il potere delle autorità amministrative indipendenti è pressoché equivalente a quelle del giudice penale, sono equivalenti a quelle del giudice penale. Ma mi chiedo, le garanzie nei confronti di chi subisce le sanzioni sono identiche, possono essere equivalenti rispetto a quelle che sono le garanzie dinanzi al giudice invece di carattere penale? Ultima considerazione e poi mi chiudo, circa i concorsi, diciamo questo è uno stimolo importante, e in realtà sui concorsi devo dire che
sarà molto complicato trovare una sintesi tra la valutazione della commissione e l'eventuale valutazione successiva da parte del giudice. Il dottor Catalano, da grande tifoso del Napoli e esperto anche di calcio, insomma, questo sul primo tema, diciamo, mi consento di dissentire, senza però dire diciamo altro, cioè come tifoso del Napoli. In realtà noi spesso vediamo in televisione diverse opinioni anche sull'interpretazione della VAR. Quindi non lo so fino a che punto possiamo effettivamente immaginare una rivisitazione della prova orale da parte di giudice. È chiaro che quelle ipotesi dove vi è una assoluta carenza, quindi il candidato che viene interrogato e al quale viene chiesta una qualche cosa e risponde totalmente di altro, beh, lì insomma sono poi delle valutazioni che vanno probabilmente anche oltre. Sul resto non so fino a che punto una norma del genere, un bando del genere, possa essere non solo facilmente applicabile, ma anche in termini di legittimità. Mi pongo qualche problema circa una scelta probabilmente ultronea da parte della pubblica amministrazione. Una considerazione della quale peraltro era l'unica che avevo un po' condiviso con il professore. Io ritengo che si debba passare, cercando di leggere qualche cosa in termini di discrezionalità, ritengo sia anche necessario aumentare e soffermarsi su quella che è la cosiddetta discrezionalità organizzativa. Cioè noi spesso parliamo di discrezionalità tecnica, di discrezionalità amministrativa, però dimentichiamo che verso la pubblica amministrazione e nei confronti della pubblica amministrazione va riconosciuta anche quella che alcuni autori, Nigro e Berti, li cito solo perché, diciamo, giusto per correttezza, hanno definito come una discrezionalità di carattere, diciamo, organizzativa legata cioè all'organizzazione, perché le modalità organizzative sono quelle modalità che la pubblica amministrazione sceglie per soddisfare gli interessi pubblici. E quindi quanti mezzi, quante risorse umane sono state spesso condizionate dal legislatore, continuano ad essere condizionate dal legislatore. Ricordo a me stesso che recentemente era stata introdotta una normativa che nell'ottica dell'organizzazione degli enti locali, l'ANCI, l'UPI, eccetera, veniva vista come una semplificazione di quelle che erano la struttura e le dotazioni organiche dei comuni, degli enti locali, delle province in genere, delle città metropolitane. Così non è, perché quella discrezionalità viene sempre più spesso compromessa da tutta una serie di atti che vengono emanati a livello interpretativo, di recente per esempio questa circolare della funzione pubblica, alla quale poi i giudici e i magistrati della Corte dei Conti fanno sempre riferimento anche in termini di dimostrazione di eventuale colpa grave nei confronti degli operatori, e questo, mi consentirà il dottor Catalano, mette in crisi quella discrezionalità di carattere organizzativo che invece andrebbe ampiamente riconosciuta alla pubblica amministrazione, soprattutto alla pubblica amministrazione locale, che deve poter organizzare autonomamente i propri mezzi, il proprio disegno da seguire da un punto di vista organizzativo per soddisfare gli interessi pubblici, che tutela con piena, e qui ritorno all'inizio della nostra discussione, con piena sovranità popolare. Chiedo scusa, professore, se ho perso un po' più di tempo, ma ti ripasso la parola e chiedo scusa per il funzionamento del microfono. E un'ultima considerazione: voglio ringraziare il dottor Rocco Ponte, che diciamo è sempre attentissimo, ma soprattutto è colui che ci consente di organizzare questi webinar, perché diciamo sempre molto impegnato insieme alla sua struttura nel garantire questo funzionamento. Domani ne abbiamo un altro con la Cassa Depositi e Prestiti, un profilo molto diverso, ma domani con la Cassa Depositi e Prestiti direttamente il dottor Catalano ha organizzato un incontro per spiegare come funziona la liquidità nei confronti degli enti locali, l'anticipazione di liquidità, e quindi cercare di dare un ulteriore... Lasciamo in questo elemento una delle principali attività che la città metropolitana deve fare nei confronti di tutti gli enti locali che ne fanno parte. Grazie, ringrazio ovviamente tutti i relatori.
conclusioni ricchissime del segretario generale. Tra i tantissimi spunti ne segnalo uno soltanto: i testi unici. Si parla di semplificazione amministrativa, ma dovremo partire da quella normativa. È il momento però di salutarci, ringraziando innanzitutto la città metropolitana, ma non di meno tutti i nostri relatori. Arrivederci a tutti e grazie ancora. Arrivederci, grazie. Arrivederci e grazie molto. Arrivederci a tutti, arrivederci. Arrivederci, avvocato. Arrivederci, Marco. Okay, grazie.